Il piccolo Pepe e la sua istruttrice Alice in corsa con la nazionale italiana Agility Dog ai campionati mondiali IMCA. La competizione, che si terrà a Voghera dal 18 al 21 agosto, vedrà il cagnolino meticcio correre su un percorso ad ostacoli ispirato al percorso ippico, che dovrà affrontare nel minor tempo possibile e possibilmente senza ricevere penalità. Noi parteciperemo all'IMCA, che è un campionato del mondo di Agility Dog, dove la nazionale italiana schiera una nazionale completamente composta da meticci, e anche se è il campionato del mondo la troveremo tutti i cani anche di razza. Io e Pepe parteciperemo alla gara a squadre, mentre alcuni altri ragazzi della nazionale faranno solo la gara per il campionato individuale, diciamo. La preparazione per l'appuntamento va avanti da 5 anni, tanto dura il rapporto che lega l'istruttrice al cane. Questo è il secondo anno che siamo convocati in nazionale, il primo anno è stato nel 2018 e abbiamo partecipato come riserve al campionato del mondo sempre IMCA in Inghilterra, e quest'anno invece siamo titolari. All'interno dell'evento anche una gara riservata alla Paragility, un percorso che promuove l'inclusione di persone disabili. Sarà anche una gara riservata alla PAVC, che sono praticamente i binomi conduttori portatori di handicap, di varie tipologie, problemi fisici, altri problemi magari dovuti a incidenti e cose varie. E di lì si vede veramente l'importanza che un cane può avere nella vita di una persona disabile o comunque che ha avuto dei problemi, perché con questo sport, con questa competizione, comunque loro hanno un impegno, si rimettono in forma, cercano di tenersi impegnati e quindi ovviamente sono grossissime soddisfazioni.